Il ministro Lorenzo Fioramonti, ospite all'Università di Siena per una lectio magistralis sui temi della sostenibilità. Processo derivati in Monte dei Paschi, grande attesa per la deposizione di Bivona. Gli studenti senesi tornano sui banchi di scuola, primo giorno tra emozioni e qualche intoppo. Per lo sport Robur arriva la vittoria del riscatto con il Lecco, dal canto più efficaci che belli da vedere. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Vivi Fortezza 2019. Scopri il programma completo su www.vivifortezza.it. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Il neo ministro dell'istruzione, università e ricerca Lorenzo Fioramonti in visita oggi a Siena per tenere una lectio magistralis al Santa Chiara Lab. Ad essere trattati non solo i temi della sostenibilità ma anche quelli dell'istruzione. Sentiamo. A Siena suona la prima campanella del nuovo anno scolastico e al Santa Chiara Lab arriva il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti. L'ex dottorando presso l'Ateneo Senese ha infatti svolto questa mattina una lectio magistralis nell'ambito della Siena Summer School. Al centro dell'intervento del neo ministro, l'educazione come difesa del pianeta e del nostro ambiente. Abbiamo bisogno di una generazione di studenti che sia capace di innovare, afferma il ministro, che poi rimarca l'importanza di investimenti concreti nel mondo dell'istruzione. Ritengo che sia imprescindibile avere 1 miliardo in più per l'università e il sistema di ricerca, dove abbiamo tagliato tantissimo. 1 miliardo non sarebbe neanche sufficiente per tornare ai valori del 2008, prima della crisi, e abbiamo stimato che per la scuola ne servirebbe almeno il doppio, quindi la cifra di 3 miliardi emerge da questo tipo di considerazioni. Abbiamo fatto una serie di proposte su come si potrebbero trovare parte di questi finanziamenti, perché vogliamo avere anche le coperture, e ci immaginiamo che, essendo la scuola, l'università e la ricerca al centro della visione di questo governo, in questa legge di bilancio ci sarà una forte inversione di tendenza. Per quanto riguarda lo stipendio degli insegnanti, io ritengo che l'insegnante debba tornare a svolgere quel ruolo sociale che gli spetta all'interno di una società dinamica che investe nel capitale umano. Dal ministro arriva poi un augurio a tutti gli studenti che quest'oggi hanno ripreso o iniziato per la prima volta il proprio percorso di studi. Dico agli studenti che oggi comincia un percorso formativo che è, tra l'altro, il momento più bello della vostra vita. Investire nella scuola significa anche investire nei legami sociali, significa investire nella capacità di partecipare nelle attività di comunità, nelle attività del territorio. Io penso molto ad una scuola che non è slegata dalla comunità e dal territorio in cui vive. Abbiamo bisogno soprattutto di una generazione di studenti che sia capace di innovare. Io ritengo che le generazioni future dovranno davvero immaginare un mondo diverso. Continua ad andare avanti a Milano il processo sul secondo filone Monte dei Paschi a carico degli ex dirigenti Fabrizio Viola, Alessandro Profumo e Paolo Salvadori. A giudizio per falso in bilancio e aggiotaggio in relazione ai casi dei derivati Alexandria e Santorini. Il 3 ottobre prossimo sarà sentito l'ingegner Giuseppe Bivona di Bluebell, consulente delle parti civili, difese dall'avvocato Paolo Falaschi. Non presenti oggi a Milano i testimoni Mannoni e Lorenza Pieraccini, rappresentati dall'avvocato Mauro Minestroni, sostituito da Massimo Rossi. Per noi in collegamento telefonico, sentiamo. Essere presenti, ma non erano presenti, i testi Mannoni e Pieraccini, testimoni dell'avvocato Mauro Minestroni, che io stamattina ho sostituito. Falaschi era sostituito da un altro collega, io ho sostituito Minestroni. E il dottor Bivona, l'ingegner Bivona, sarà sentito invece il giorno 3. Ha già fatto delle relazioni, delle consulenze per questa vicenda. Ci dobbiamo aspettare la rappresentazione sia economica sia anche fattuale, documentale, dei reati che sono contestati agli imputati. Cioè, questi signori non hanno sistemato il Monte dei Paschi, ma lo hanno ulteriormente affossato.
Viola e Profumo non hanno purtroppo migliorato la situazione, ma con i vari aumenti di capitale derivanti dallo sfacelo dell'Anton Veneta, ovviamente, hanno ulteriormente aggravato la situazione, commettendo i reati per i quali stiamo discutendo. Il prossimo step è il 3 di ottobre, dove saranno sentiti questi due testi mancanti e inizierà sicuramente l'esame di Dibona. Oggi è stato importante per quelle 121 parti civili che hanno visto il loro consulente rappresentare danno, ecco, più onestamente non è stato importante come udienza. Se ci fossero stati due testimoni, specialmente la Guercini, però non c'erano. La cronaca, frode fiscale, sequestrato quasi un milione di euro a un imprenditore del Senese, Filippo Tecce. Sequestrate risorse finanziarie, cespiti immobiliari e beni mobili per un totale di oltre 800.000 euro. A finire nel mirino della Guardia di Finanza, in un'operazione delegata dalla locale Procura della Repubblica, c'è finito un imprenditore della Valdelsa. Il soggetto, operante nel settore del commercio di prodotti alcolici, negli anni passati era stato coinvolto in diverse frodi a livello internazionale, riguardanti la produzione e l'utilizzo di documentazione di trasporto e fiscale falsa, con conseguente evasione di imposte dirette, di IVA e di accise. Nel corso degli anni l'imprenditore aveva accumulato debiti verso l'erario per oltre 7 milioni di euro, oggetto di richiesta di sequestro da parte della Procura della Repubblica di Siena. L'esito delle attività, frutto appunto della positiva sinergia tra Procura della Repubblica e Fiamme Gialle, ha consentito di sottoporre a sequestro risorse finanziarie, cespiti immobiliari e beni mobili per un totale di oltre 800.000 euro. Il risultato testimonia ancora una volta il costante impegno profuso a contrasto dei fenomeni di evasione fiscale nell'ambito dei più ampi e generali poteri di polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione Europea. Ancora purtroppo un caso di violenza domestica. La vittima è una donna, una madre di 57 anni, maltrattata dal convivente e dal figlio. Sentiamo. Maltrattamenti in famiglia su una donna per mano del convivente e del figlio. I carabinieri di Sinalunga hanno oggi depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena un'informativa di reato in seguito alla denuncia in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia di un 54enne italiano e del figlio 18enne. Lo scorso 3 settembre la 57enne si era recata per una visita all'ospedale di Nottola a seguito di alcune lesioni. La donna ha informato i carabinieri di quanto è successo e da lì sono partite indagini e accertamenti da parte dei militari dell'arma. Sono stati sentiti anche vicini per testimoniare sulla situazione familiare della 57enne. Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri, il motivo fondamentale del contendere e del pessimo clima familiare è l'atteggiamento troppo remissivo della madre nei confronti del figlio e delle proprie irragionevoli pretese. È stata attivata la procedura del codice rosso a tutela della donna secondo le recenti nuove previsioni di legge. I carabinieri hanno accertato, come sempre in questi casi, che le persone denunciate non abbiano la disponibilità di armi, che potrebbero aumentare la condizione di pericolo della donna stessa. Spostiamo a Poggibonsi. Nella notte tra sabato e domenica, due persone armate dal volto coperto hanno rapinato un centro scommesse. I malviventi sono fuggiti con un bottino di 20.000 euro. Il servizio. Entrano nella sala scommesse, hanno il volto coperto e sono armati di pistola. Rubano l'intero incasso della giornata, che ammonta a circa 20.000 euro, dopo chiudono nel bagno il dipendente rimasto a fare la chiusura e se ne vanno. È successo nella notte tra sabato e domenica, quando due persone si sono introdotte nella sala scommesse di via Trento a Poggibonsi. Hanno il volto coperto con un passamontagna e guanti per non lasciare impronte, sono armati di pistola. I due uomini costringono il dipendente, rimasto solo a quell'ora, a consegnare tutti i soldi della cassaforte. Infatti, da una stanza interna portano via l'incasso di 20.000 euro. Successivamente, i due malviventi prendono l'hard disk del sistema di videosorveglianza e chiudono l'uomo nel bagno senza cellulare prima di andare via. La moglie del dipendente della sala scommesse, preoccupata per non vedere rientrare il marito, è andata a cercarlo. È stata proprio lei, intorno alle 3.20, a dare l'allarme e ad avvisare i carabinieri. I militari adesso stanno verificando tutti i video degli impianti di videosorveglianza esterna di Poggibonsi,
monitorando inoltre i nominativi di tutte le persone fermate dai carabinieri nel corso della notte in tutta la Toscana. Gli inquirenti stanno valutando ogni possibile ipotesi. Poggi Bonsi è rimasta scossa da questa vicenda, di certo abbastanza inconsueta da queste parti. Adesso cambiamo decisamente argomento, è arrivato il primo giorno di scuola per gli studenti senesi. Dopo lo stop estivo, bambini e ragazzi hanno varcato i cancelli della scuola con addosso la solita emozione del primo giorno. Simona Sassetti. Tutti in classe al suono della campanella, al via il nuovo anno scolastico, tanta emozione da parte degli studenti ed anche da parte dei genitori ai cancelli d'ingresso, soprattutto per i più piccoli e per le loro famiglie. C'è chi si è svegliato all'alba felice e chi non ha dormito la notte, il primo giorno di scuola non si dimentica mai. Io ero già in ansia da una settimana così, poi stamattina proprio ero nel panico, infatti sono arrivata qui. Un giorno speciale che segna il primo passo verso un nuovo mondo fatto di responsabilità, conquiste e qualche delusione. Cioè, quando ho fatto il cambio elementari medie l'ho sentito tantissimo, ora medie superiori, cioè diciamo sì, è stato un cambio però non grande quanto elementari medie. Di crescere però anche di faticare parecchio. Entrano insomma a scuola bambini, bambine, no? Ragazze, ragazzi, e ne escono donne e uomini, quindi questi 5 anni sono assolutamente fondamentali insomma per la loro formazione. È altrettanto fondamentale spiegare ai ragazzi che devono avere rispetto delle norme di comportamento della scuola, rispetto dell'ambiente di apprendimento, di considerare questo luogo come casa loro. La cosa più importante di tutte è il fatto però che loro devono fidarsi e affidarsi ai loro docenti. Tra i protagonisti di questa giornata ci sono anche gli ex studenti. L'anno scorso si è finito, quindi da tradizione siete qui. Siamo qui a far entrare bene questi ragazzi, perché insomma entrare senza un goccio di spumante, un sorriso in più, non si può. Non è mancata poi la questione spinosa della mancanza di docenti, così come il problema della mancanza di aule. I problemi che ancora ci sono riguardano insomma il corpo docente, perché non abbiamo ancora tutti gli insegnanti in cattedra, stiamo nominando, abbiamo fatto le convocazioni un po' per tutte le classi di concorso, manca ancora qualche insegnante, ma credo insomma in questa settimana riusciremo a risolvere anche una questo. Una parte del Galileo Galilei è chiusa, quindi in questo momento noi utilizziamo una sola palestra, il che è problematico soprattutto per i ragazzi dell'indirizzo sportivo, che quindi sono costretti a svolgere molte attività fuori dalla scuola. Bene, come sentite, il problema palestra e aule al liceo scientifico è una questione che va avanti da molti anni. Le classi aumentano creando un problema di spazi da trovare. Simona Sassetti. Dopo 5 anni la palestra del liceo scientifico di Siena è ancora inagibile, i disagi sono immani in seguito alla chiusura per inagibilità di una parte della struttura del Galilei e dopo l'aumento delle classi del liceo sportivo. Ci adattiamo chiaramente con grandi difficoltà e quindi noi auspichiamo veramente nel trovare una soluzione, che sarebbe chiaramente trovare un'altra palestra. Vediamo anche per esempio la Pascoli, una struttura comunale, se magari fosse libera in alcuni orari dall'attività motoria dei bambini, delle scuole elementari, ecco, poterla utilizzare sarebbe eccezionale, visto che è anche abbastanza vicina a noi, ci dobbiamo già spostare per le discipline sportive, meno male in tante diverse discipline, però anche per dire la pallavolo, la stessa pallacanestro, attività che potremmo fare sicuramente nella nostra palestra del liceo, siamo costretti ad andare ovunque. Che anni sono stati senza un impianto? Purtroppo non avere una palestra sicuramente è stato un problema, perché siamo stati costretti a stare in un'unica palestra, magari anche 2 o più classi insieme, era difficile. Al via dunque per sopperire al problema aule la sperimentazione di un nuovo metodo, viene scatenata infatti l'idea di aule tradizionali dove gli alunni trascorrono l'intera giornata scolastica, la classe con la didattica innovativa si muove di ora in ora raggiungendo l'aula o il laboratorio in cui seguire la materia specifica. In cui faremo un percorso di riflessione per vedere se è possibile applicare una didattica per ambienti di apprendimento che quindi, come dire, rivoluzioni, no? La scuola e contemporaneamente ci consenta un uso ottimale delle strutture che noi già abbiamo. Mitologia che ha fatto però i conti già con i primi intoppi. Dovevamo venire in questa classe qui e ci hanno mandato nel laboratorio di inglese. Ora dovevamo essere nella seconda B e non c'è l'aula.
Adesso torniamo a parlare del caso della cattedra finanziata con i soldi delle, delle suore senesi, che si arricchisce di un nuovo passaggio. Dopo la sospensione, l'Alma Mater ha infatti annullato il concorso per un vizio di forma della cattedra di storia contemporanea all'Università di Bologna. Il fatto è commentato anche dall'ex presidente della Fondazione Bianca Piccolomini, il professor Marco Lonzi. Sentiamo. Io spero che finalmente sia la fine di questa vicenda, perché insomma a me piacerebbe tanto che di Santa Regina e dei figli di Sant'Angela si parlasse per quello che hanno fatto in 100 anni di attività caritatevole. Anche ieri insomma ho visto delle locandine dei giornali che non erano molto corrette, insomma parlare di scandalo Bianca Piccolomini mi sembra un'informazione abbastanza deviata, ecco. Bianca Piccolomini casomai va fatta santa, c'è uno scandalo su Bianca Piccolomini, però ecco la storia dovrebbe essersi conclusa nel senso che c'è stato un indirizzamento in senso sbagliato di quello che doveva essere lo scopo della fondazione che doveva gestire i beni di queste suore ormai purtroppo diventate anziane e loro si sono fidate, ma gli errori non vengono da Siena, gli errori vengono da fuori Siena. Queste donne si sono fidate e non gli è stato dato il supporto opportuno. Ora speriamo che con questo si possa riprendere una strada retta, nel senso che mentre prima si ipotizzava una fondazione a sostegno della compagnia per la gestione dei beni, ora ci sarà una persona di fiducia della Santa Sede e sostanzialmente farà le stesse cose, quindi voglio dire, si parla di commissariamento, sì, niente, c'è una persona, penso che darà un supporto pratico e poi vedrà questa persona se affidarsi a qualcuno, appoggiarsi, farà da sé, farà quel che le pare, insomma, ecco. Presentato questa mattina presso l'Istituto Storico della Resistenza un ciclo di incontri pubblici dal titolo Legalità, nuovi fascismi e Costituzione. Sentiamo a riguardo Silvia Folchi di Ampi Siena. Questi incontri sono promossi intanto da SPI-CGL con Hauser e abbiamo aderito noi dell'Ampi provinciale, ARCI, Istituto Storico della Resistenza. Si tratta di una serie di assemblee che si terranno nei territori della provincia, sono 12 assemblee in tutto, in cui parleremo di resistenza, di Costituzione, di pericolo che deriva dai nuovi fascismi, dalle nuove forme di fascismo che non sono solo i fascismi, come dire, legati alle organizzazioni politiche vere e proprie, ma anche a tutta una serie di movimenti, di odio in rete, di situazioni che secondo noi sono in contrasto aperto con la Costituzione repubblicana e che sono comunque da conoscere per, ovviamente per combattere. Quindi le assemblee serviranno a rifare un percorso sui nostri valori, da dove veniamo, che cos'è la Repubblica e su cosa si fonda quindi la Carta Costituzionale, per poi dare la parola ovviamente ai cittadini che saranno interessati e che speriamo parteciperanno in gran numero per aprire un dibattito su una situazione politica, quella attuale, che ha bisogno di approfondire, di conoscere, di riprendere consapevolezza appunto della nostra storia. Il trionfo di Emilio Bicocchi ha chiuso la 3 giorni del Bagnaia Jumping Show 2019. Il cavaliere grossetano infatti è giunto primo nel Gran Premio La Nazione by Intesa San Paolo, valido per la C145, ovvero l'evento clou di questa emozionante edizione del concorso ippico internazionale. Teresa Scarcella. Si è conclusa ieri una nuova edizione del Bagnaia Jumping Show, il concorso ippico organizzato nel borgo omonimo dalla famiglia Riffe Sermonti, proprietaria del gruppo Poligrafici Editoriale. La 3 giorni ha visto gare emozionanti e nomi importanti, veterani del salto a ostacolo come Emilio Bicocchi e Massimo Grossato, che fra qualche settimana saranno a Barcellona con la nazionale italiana per cercare di conquistare le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020. In campo di gara anche cavalieri giovani, ma già campioni come Guido Franchi e Filippo Bologni. Al senese
Marchese Giovanni Consorte ha dato il premio d'onore signora Marisa Montiriffeser in qualità di miglior cavaliere del concorso, oltre all'assegnazione della Volkswagen T-Cross vinta per la somma dei punti raccolti nelle due gare legate al premio. La gara più ambita del concorso è il Gran Premio La Nazione, che ha visto trionfare un Emilio Bicocchi in splendida forma in sella a Flinton. Superata la prima manche con un percorso netto, uno degli unici tre netti, ha poi fatto il miglior tempo superando Roberto Consumati e Clementina Grossi, premiata come miglior amazzo. Spostiamo a Montepulciano, grave carenza degli organici della polizia stradale, errato impiego delle scarse risorse umane e pianificazione inadeguata. Sono solo alcuni dei motivi per cui la FSP Polizia di Stato ha manifestato questa mattina a Montepulciano, presente anche il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra. Ma per denunciare le carenze di organico che sono croniche in tutta Italia, ma qui a Montepulciano in particolar modo, tenete presente che i nostri ragazzi, che sono solo 11, età media 50 anni, vengono inviati sistematicamente dal compartimento Polizia Stradale di Firenze a fare servizio appunto a Firenze. Pensate, da Montepulciano 160 km di percorrenza arrivano fino a Scandicci, lasciando scoperte le vie di comunicazione della zona, che sono la Cassia, la Siena Bettolle, la Siena Grosseto, sono completamente ignorate in favore dell'autopalio. Autopalio, che è un raccordo stradale per cui gestito dall'ANAS, dovrebbe corrispondere anche un'indennità ai nostri agenti, che non viene pagata. Ma non è quello il punto, è che quando uno ha oltre 50 anni, ha fatto 300 km di percorrenza, si trova poi a rilevare un incidente stradale, magari con feriti o peggio con morti, come capita spesso, non può essere lucido, e quindi è un problema per chi lavora e per chi riceve il servizio. Intanto io sono qui per dare solidarietà e appoggio ai ragazzi della stradale, perché io credo che uno Stato degno di questo nome deve far sì che i propri lavoratori siano tutelati da un punto di vista di sicurezza e anche di decoro per quanto riguarda le sedi operative dove stanno. Io credo che la politica si debba fare carico di risolvere queste situazioni, perché dobbiamo garantire non solo la sicurezza di loro che lavorano sulle strade, ma anche la sicurezza dei cittadini che pagano le tasse per questo. Io credo che la politica anche locale dovrebbe intervenire per risolvere, ma soprattutto dobbiamo fare una riflessione anche su chi ha governato la regione toscana fino ad oggi, che non si è minimamente preoccupata di quello che sta succedendo, o forse se ne preoccupa perché gli interessano solo avere delle buone statistiche sulla Firenze-Siena e lasciare il territorio praticamente scoperto da un punto di vista di tutela e di sicurezza dei cittadini e dei ragazzi che lavorano. È stato assegnato sabato 14 settembre alle 17.30 presso il Teatro Comunale Vittorio Ricci Barbini il Cupello 2019, l'ambito riconoscimento che premia la contrada che più si è distinta nei giorni del Palio di Piancastagnaio. Sentiamo. Vince il Cupello per l'anno 2019 la contrada, scusate che sono nuovi e sono appena arrotolati, di Coro. Con queste parole Alessandro Bocchi, il rettore del magistrato delle contrade di Piancastagnaio in provincia di Siena, ha assegnato a Coro il Cupello 2019, l'ambito riconoscimento che premia la contrada che più si è distinta nei giorni del Palio, ovvero il periodo compreso tra il giorno della presentazione, il 10 di agosto, e la corsa, il 18. La cerimonia di consegna è l'ultimo atto ufficiale del Palio di Piancastagnaio. Il Cupello 2019, un piatto fondo presentato alla popolazione lo scorso 10 di agosto, è stato realizzato dall'artista romana Patrizia Almonti, da sempre legata alla cittadina senese, un'opera che ha riscosso i favori dei contradaioli e della critica, in cui la Almonti ha voluto rendere omaggio alla festa e alla popolazione di Piancastagnaio attraverso il richiamo alle tradizioni a cui si ispira, con al centro la figura medievale femminile e il riconoscimento al suo ruolo fondamentale nella famiglia, nella contrada e quindi nella società del paese. Bene, apriamo la nostra pagina sportiva. Vince e convince la Roburziena, che sbanca Lecco tornando al successo dopo il KO casalingo con la Carrarese e le grandi polemiche seguite a quella prestazione. Sentiamo il commento del mister Dal Canto. No, siamo contenti perché venivamo da una battuta d'arresto fastidiosa in casa domenica scorsa, quindi la squadra si è ripresa quello che secondo me si poteva prendere nella partita precedente con la Carrarese, però è inutile starla a recriminare. Oggi abbiamo fatto secondo me una buona gara in un campo difficile, perché quando si affronta una squadra in difficoltà è comunque complicato portare a casa punti, quindi siamo contenti. Ma non è tanto nelle motivazioni del carattere, è tanto nel trovare
una nostra linea guida, una nostra identità precisa che ci consenta di superare anche le difficoltà che inevitabilmente presenta il campionato, preferiamo concentrarci su un aspetto dove magari in questo momento qua venivamo meno. Non è che oggi l'abbiamo risolto, è un piccolo mattoncino per tentare di superarlo, questo sì. Non credo che il problema fosse stato il modulo, il calcio va per i giocatori, non va per i sistemi di gioco. Era soltanto una maniera di compattarci un pochettino, di compattare la squadra in un momento dove a ogni soffio prendiamo gol. Non è che se un giocatore, faccio un esempio, è distratto a 4, a 5, non lo è più, lo è pure a 5, non c'entra niente. C'entra che probabilmente esalti di più in questo modo qua lo spirito di gruppo, perché è tendenzialmente un modulo un po' più difensivo, però ora noi andiamo in cerca di un po' di continuità, poi non è detto che sia questa la via definitiva. La Emma Villa Sobey Siena chiude il primo match, il primo test match, scusate, contro Sora sul 2-2, una partita che ha visto una buona amalgama in campo. A fare la differenza è stato l'opposto Romano, sentiamolo. Buona partita da parte mia, ma soprattutto da parte della squadra. Abbiamo messo in pratica più o meno tutte le cose su cui abbiamo lavorato tanto in queste settimane e siamo molto soddisfatti di come è andato. Diciamo che nei momenti di difficoltà si è visto un Romano molto presente, hai preso i tuoi compagni per la maglia, quindi un buon inizio positivo per te. Sì, no, soprattutto nei momenti di difficoltà è lì che bisogna cercare di dare il massimo per uscirci. Ci ho provato, ma ci abbiamo provato tutti e alla fine ne siamo usciti bene in molte occasioni. E se stiamo lavorando relativamente da poco tempo, comunque ci stiamo già trovando molto bene e i risultati si vedono. Ancora Emma Villas, questa volta però parliamo di marketing, ancora un anno insieme al Valdichiana Outlet Village per la Emma Villas Siena. Emma Villas Volley di nuovo al Palaestra per presentare e riconfermare il solido matrimonio che la lega a Valdichiana Outlet Village, un legame solido che dura da 3 anni, con cui ha convissuto le gioie della promozione di Superlega di un anno e mezzo fa e l'amara retrocessione dello scorso anno in A2. Questo ormai è il terzo anno, quindi è più che consolidato questo rapporto con la Emma Villas Volley. Rimangono fermi quelli che sono i capisaldi che ci hanno avvicinato 3 anni fa e che proseguono appunto nel tempo, e quindi sicuramente i valori legati a questa disciplina, chiaramente tutti i valori positivi legati allo sport e anche a appunto una disciplina che è seguitissima e amatissima, che chiaramente non fa che dare anche importanza alla nostra struttura commerciale, e poi chiaramente anche il legame col territorio, perché è ovvio che vogliamo essere vicini, come lo siamo stati in passato con la città di Siena, ma anche con la Valdichiana senese, senza dimenticarsi appunto le origini di Chiusi di questa squadra, e quindi è chiaro che prosegue questa partnership, questo supporto, a prescindere da quella che è la natura del campionato. Quindi ci eravamo già avviati con loro un rapporto in A2, è andato avanti anche lo scorso anno chiaramente in maniera più importante con la Superlega, ma prosegue ancora quest'anno, quindi è proprio un legame che va al di là appunto di quella che è la categoria nella quale appartiene la squadra. Hai detto bene, è un matrimonio, siamo fidanzati 3 stagioni fa e non ci siamo più lasciati, con grande soddisfazione reciproca da parte di tutti. Credo che questa è una partnership che ha funzionato molto bene e che quindi cercheremo di implementare anche nel corso di questa nuova stagione sportiva. Per noi è veramente un piacere, e anzi approfitto per ringraziare il direttore e tutto il gruppo che gestisce l'Outlet Valdichiana, perché è veramente un grande piacere che ci sia questo sostegno e che venga comunque confermato anche per la prossima stagione sportiva. Parliamo adesso della Ego Handball, che fa il bis ad Appiano battendo Eppan con il punteggio di 24-28. Teresa Scarcella. La Ego Handball Siena fa il bis ad Appiano. Nella seconda partita di campionato disputata fuori casa sabato scorso, i ragazzi di Fusina hanno battuto Eppan 28-24. Apre le marcature la Ego Siena con Dal Medico, seguito da Nelson dai 7 metri. Eppan accorce le distanze sul rigore e poi con Lang. La prima parte di gara è equilibrata, 5-5 a metà primo tempo. Poi la Ego allunga di 2 reti, al 20° conduce 7-9. Eppan accorcia le distanze, ma Nelson trova il fondo della rete. Nei minuti finali la Ego allunga il vantaggio e chiude il primo tempo
tempo 10-14. La Ego Handball trova un parziale di 5 reti all'inizio della seconda frazione. Eppan chiude il break con 3 reti consecutive quando sono trascorsi 9 minuti. Bronzo va a bersaglio per Siena, ma Eppan risponde all'azione successiva. La doppietta di Nelson vale il 14-22 dopo 13 minuti, ma la squadra di casa non accenna a mollare e trova 3 reti di fila. La Ego allunga il vantaggio, ma arriva pronta la risposta. I senesi riescono a mantenere la testa fino al termine della gara, nonostante tutto, e con un Eppan in partita fino alla fine. Finisce 24-28 e la Ego Handball Siena può così festeggiare il suo secondo successo in altrettante partite. È stata senza dubbio una prova positiva, ha commentato Alessandro Fusina a fine partita. Una bella vittoria di squadra, dobbiamo ancora migliorare su alcune situazioni di gioco e imparare a mantenere la lucidità fino alla fine in tutte le situazioni. La partita di oggi ha dimostrato che sarà un campionato equilibrato dove niente è scontato. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora e allora io vi lascio con una replica di Mi Guarda Siena e a seguire la replica del nostro TG. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata.